questa linea che si chiama coccole di lavanda. Il profumo esiste in versione da 50 ml e 100 ml per un costo rispettivamente di 26 e 34 euro, per cui è anche low cost. Adesso ce lo spruzziamo insieme e poi ne parliamo. Note di coccole di lavanda sono in testa prugna, albicocca e bergamotto, nel cuore c'è ylang ylang, rosa, geranio e lavanda, mentre nel fondo troviamo vaniglia, legno di guaiaco, patchouli e muschi d'albero. Volendo riassumere comunque la profumazione che si sente annusando coccole di lavanda, è una profumazione profondamente talcata, ricorda proprio l'odore del talco, per questo secondo me comunque a essere portata di notte. Il talco mi riporta a comunque ricordi d'infanzia, quando tutto era molto più semplice, io andavo a letto felice, i pensieri non venivano a fare capolino, a tenermi sveglia, per cui riuscivo a trascorrere delle notti tranquille e con un sonno molto riposante. Contiene oltretutto una nota di lavanda che si percepisce ma in maniera molto leggera, che rende tutto molto molto più rilassante. Devo dire che questo profumo secondo me può piacere anche a chi non ama la lavanda, perché comunque si sente veramente poco, molto rilassante. La lavanda è una pianta aromatica che viene raccolta e poi da essa viene comunque estratto l'olio essenziale di lavanda, che appunto ha proprietà rilassanti, ha anche una discreta durata, devo dire, e una bellissima nota di vaniglia molto leggera, anche questa unità, quella della lavanda e del talco, che comunque veramente fa avere quella sensazione di caldo abbraccio con cui addormentarsi molto sereni. Quindi è un profumo che vi consiglio assolutamente. Questa sera voglio darvi la mia buonanotte in un modo del tutto particolare. Voglio farlo con una frase di uno dei miei libri preferiti, che è Alice nel Paese delle Meraviglie. Quanto tempo è per sempre? A volte